ma da bodo i te ra de 116 ma da bodo i te gokula taruni mandala moi te gokula Yeah.
ghor premanande prima microfono prima जय से श्री गंधर्व कागरधारी से श्री राधा बिहारी जी की जय से श्री राधा नंद जी हरि नाम संकीर्तन गो गोपी गोवर्धन श्री राधा बिन जय आनंद कोटी वैष्णव बिंद की जय श्री राधा मधुर राधा वृंदावन चंद्र राधा विनाथ चंद्र जी की हरि नाम संकीर्तन की एकादशी महातिथि की तिथि पालनकारी भक्त बिंद की सुवीर गौर भक्त बिंद गौर प्रेमान ओम अज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन सभाकय चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरातिशये हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका गोपिका कन्त राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो भक्ताविहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणानन्द भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममानस्ति गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैताधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my Guru Pad Padmo, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Satishman Bhakti Vedanta Sarvanga Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Satishman Bhakti Vedanta Sarvanga Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutara Satishman Bhakti Vedanta Sarvanga नान गोस्वामी महाराज श्री भक्त सिद्धर गोस्वामी पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज एंड ऑल बिशनरीज Prima di tutto offro i miei umili e rispettosi omaggi ai piedi di loto dei miei maestri spirituali Om Vishnu Pada Shishimat Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Om Vishnu Pada Shishimat Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente offro i miei rispettosi omaggi, umili e rispettosi omaggi a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Bhaktivaibhava Puri Maharaj, a Srila Bhaktirakshaka Sridhara Maharaj, a tutti i Vaishnava, le Vaishnava e gli ospiti qua riuniti. Se continuo, I also discuss from Vishu Madhurja Kandabani, composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Continuiamo il commento a questo libro, Shri Madhurya Kadambini, scritto da Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Krishna, actually he is called Madhurya Pradhan, Audharya, or Chaitanya Mahaprabhu, he is called Audharya Pradhan, Madhurya. Questo argomento riguarda Krishna, che viene definito il nettare della dolcezza, e Shri Chaitanya invece, che è sempre Krishna, che è definito il nettare della misericordia, della magnanimità.
Krishna, he is also very merciful and wonderful. Krishna è misericordioso e bellissimo. And Chaitanya Mahaprabhu also, he is same Krishna, but his mercy is and his contribution and is more than Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu anche è bello, è meraviglioso e misericordioso, ma lui ha più misericordia, più magnanimità perché ha più ha contribuito a diffonderla. So yesterday we also discussed the first Krishna's and Madhurya, sweetness of his sweetness. Ieri abbiamo discusso della dolcezza di Krishna, le caratteristiche della dolcezza di Krishna. Because Srimad Bhagavatam Sukadev Goswami Pad very nicely and elaborately describe Krishna's sweetness, Madhurjata. Nello Srimad Bhagavatam Srila Sukadeva Goswami ha descritto in modo molto dettagliato tutti gli aspetti della dolcezza di Krishna. Krishna he has innumerable quality, the ananta gun. Krishna ha innumerevoli qualità. You cannot count how many he has qualities. Non si possono calcolare quante qualità lui abbia. But Arupa Goswami Pad Bhakti Rasamrita Sindhu also explained Krishna has 64 qualifications. Srila Rupa Goswami Pada, a questo proposito, nel Bhakti Rasamrita Sindhu, ha scritto delle qualità di Krishna che sono principalmente 64. But four extraordinary qualifications only Krishna he has. Ma di queste 64, solo 4 sono specificatamente e unicamente quelle di, che Krishna possiede. That is called Upamadhurja, sweetness of his beauty. Gunamadhurja or Lilamadhurja, sweetness of his divine pastimes. And also Premamadhurja, sweetness is divine love. Or Venumadhurja, sweetness of the sound of his fruit. Queste 4 qualità sono la forma di Krishna, la dolcezza della forma di Krishna, la dolcezza dei lila, dei passatempi di Krishna, la dolcezza del flauto di Krishna e la dolcezza del dell'amore che Krishna ha. Four madhurjas. Sono 4 extraordinary with only Krishna Vrindavana Samsandar. Sono le 4 qualità straordinarie che nessun altro possiede oltre a Krishna. And Krishna also he is called Dhir Lalita Nayak. Lui è anche definito Nayaka Dhir Lalita. Parihaspatu, he is very expert to joking, laughing with his consort. Questo termine viene dato a lui perché lui è molto esperto nel giocare e nel relazionare con le sue care amate. Navajauvanancha, always ever fresh, youthful form. Navajauvanancha. E questa forma che lui ha è sempre fresca e giovane. So, in this way, Krishna is called Dhir Lalita Nayak and his many qualifications. And he also very merciful, he gave the mercy to all the living entities. Oltre ad avere questa caratteristica della piena dolcezza, infinita dolcezza, lui è anche quello che concede la sua magnanimità a tutte le entità viventi. Krishna, he has many incarnation, avatar. Krishna ha tanti avatar e incarnazioni. But all these incarnation has no these types of and four extraordinary qualifications. Però queste tutte sue manifestazioni avatar non possiedono queste 4 qualità che Krishna possiede. But Krishna he gave the mercy only in Vrindavan with his own parikar devotees. E quindi la caratteristica di Krishna è che lui ha, manifesta tutte queste caratteristiche solo a Vrindavan. Not outside of Vrindavan. Lui non manifesta nulla fuori del Vrindavan. Vrinandana Samsundar, who is the son of Nanda Maharaj, he gave mercy, compassion, everything only inside Vrindavan, not outside Vrindavan. Quindi la sua magnanimità è solo esclusivamente all'interno dei confini di Vraja, a tutte le entità viventi contenute in Vraja. He killed Putana, this is true. And also sent her in Golok
and the medicine from Mother Yashoda. Lui è vero, ha ucciso il corpo di Putana, ma la sua anima è tornata a Vaikuntha, a Goloka Vrindavana, con la, la forma di madre. Putana did not perform bhajan and sadhana, nothing. Putana non ha mai fatto né il sadhana né il bhajana. He has no, she has no any good qualification. He has qualification, but not good qualification. lei non ha avuto mai nella sua vita nessuna buona qualifica. Putana balaghatini, Rudhirasana. Putana si killed the small babies and sucking the blood of the small babies. Addirittura lei uccideva i bambini appena nati, piccoli, e succhiava il loro sangue. And she was very ugly also. Ed era anche molto brutta. She is the embodiment of duplicity and hypocrisy. Lei era la personificazione dell'ipocrisia e della duplicità. But she came in Vrindavan. Disguised the form of very young ladies and also expressing her maternal activities. Però lei è entrata a Vrindavana, è arrivata lì con la forma di una donna che balia, no? Una madre, e così lei ha espresso questo sentimento di madre. And by force she wanted to feed her breast to Krishna. E per forza voleva prendere Krishna e dargli il suo latte. And that time Krishna only 6 days. Krishna in quel giorno lì aveva 6 giorni. Baby. Era nato da 6 giorni. But Krishna also that time he killed her and her soul sent to Golok and the medicine of Mother Yashoda. Nonostante fosse così piccolino che aveva 6 giorni, ha ucciso Putana e l'ha mandata direttamente a Goloka Vrindavana, dove c'è la casa di Yashoda, a fare la madre, la balia. Oho bokiyang stanakala kutam jighang sappassadi libere dhatrujitam kongvayas darulung sarunam brajimo. Oho bokiyang stanakala kutam. Bokiyang means the sister of Bakasur, that is called Putana. Questa Putana significa è anche la sorella di Bakasura, un altro demone. Bakasura, sister. Demon, sister, yes. Just see this guy's the former young lady, very nice, beautiful young lady, and also showing her maternal mood. Mood. Quindi nonostante fosse la sorella del demone, era lei una demone, è entrata a Vrindavana con questo sentimento di materno. She put the poison on her breast and tried to feed to Krishna and to kill to him. Lei voleva, ha messo questo veleno sul suo seno per allattare Krishna, così voleva ucciderlo in quel modo. Krishna is called Sarvantarjami. He knows the heart of all the living entities. Siccome Krishna conosce il cuore di tutte le entità viventi, and Krishna killed her, also gave highest position. By the performing karma, jnana, yoga, tapasya, no one can attain to Vaikuntha or Ayodhya, Dwarka, Mathura, Golok Vrindavan. Putana, she did not perform any bhajan sadhana, no purity, no nothing, but just she came in Vrindavan. Quindi lei è entrata a Vrindavana, ma neanche gli yogi, tapasvi, quelli che fanno austerità, sacrifici, che praticano tutte, no, le pratiche, non riescono a raggiungere Vaikuntha. Putana non aveva fatto nulla di tutto questo, non aveva qualifiche, ma Krishna gli ha concesso la vita a Goloka Vrindavana direttamente, senza quello. So for this regard, Vishnu Chakravarti Pad explain, if anybody do bhajan and sadhan, taking shelter under the feet of Guru, following the 4 principles, doing bhajan sadhan, and Krishna, he will give for things to his devotee. Quindi Vishwanatha Chakravarti Pada fa questa osservazione. Se no, un devoto fa il bhajana, il sadhana, no, adora Krishna, queste 4 qualifiche, lui darà tutte le qualifiche al devoto. What will give? You understand? Putana, she did not bhajan sadhana. Putana, also she was ugly. And Putana, she is impure, apavitra. Or Krishna sent her in Golok and made some of Mother Yashoda. Or if anybody completely surrendered to the feet of Guru and doing bhajan and sadhan, so Krishna will give. What thing Krishna will give his devotee? Allora
bisogna capire, Putana non ha fatto il bhajana e sadhana, non ha fatto nessuna adorazione a Krishna, non aveva qualifiche, e allora i devoti che adorano Krishna con il loro cuore, che si arrendono a Krishna, cosa otterranno, no? Se lei è andata a Goloka Vrindavana? What will give? You cannot imagine. Non possiamo immaginare cosa Krishna ci darà. If you follow the four principles, and taking shelter of respect of Guru, and chanting holy names, chant Gayatri mantra, and bhajan and sadhan. So Krishna is thinking, what things I will give to my devotee? Quindi se noi seguiamo i principi regolatori, cantiamo i nostri mantra, serviamo Krishna, no? Offriamo a Krishna noi stessi, cosa ci darà lui in cambio? Possiamo forse immaginarlo? Because you are compared with Putana, the non-devotee. Our one devotee is just following the four principles and bhajan and sadhana. So Krishna is thinking, what things I will give this devotee? Se Putana non ha mai fatto nulla, anzi era contraria, voleva uccidere Krishna, e il devoto invece compie il suo sadhana, il suo bhajan, no? Tranquillamente, sempre. Cosa darà Krishna a quel devoto? What will give? You can imagine or not? Possiamo immaginare che cosa ci darà? Atma porjanto kare vikray. That time Krishna think I completely sold out myself with the devotee. Krishna dice: io mi venderò completamente me stesso a questo devoto. Because I have nothing to give my devotee, those who completely, absolutely surrender to me. Perché non ho nulla da dargli perché il mio devoto si è arreso a me. Je jathamang prapadante stang tajva bhajam mam vartanu vartante manusya partha sarvasya Bhagavad Gita. And Krishna saying in this verse, according to the bhajan I will give, and scale, Reciprocate and accordingly. according is reciprocation. Nella Bhagavad Gita c'è questo verso che dice: io reciprocherò col mio devoto in base a quanto lui reciproca con me. Je jathamang prapadante. Here this Sanskrit word, je jathamang prapadante. Tang sasiva bhajam. According to their surrender and doing bhajan and sadhana, I will give. Quindi dice questo verso: in accordo al bhajan e al sadhana che un devoto compie, in proporzione io ricambierò alla stessa maniera. But Krishna is thinking what things I will give to my gopis, those who absolutely offer to everything to me. Ma Krishna pensa cosa darò in cambio alle gopi che sono completamente e solamente arrese a me. Even those who are sadhaka in the mood of gopis doing bhajan and sadhana. So Krishna is hankaring. You what things I will give my these types of devotee. Se ci sono poi dei devoti che hanno assunto questo sentimento, no? Di avere questo Gopi Bhava, allora Krishna cosa darà in cambio? If you do bhajan and sadhana under guidance of Brajarasik sadhu guru Vaishnava and your one greed is coming, how will you become the maidservant of Srimati Radhika, not Krishna? Then Krishna is thinking, what things I will give my disciple? Perché se si compie il bhajana e il sadhana con il sotto la guida di un guru, che è un vrajavasi, un rasika vaishnava, cosa darà Krishna a questo? Darà che il sentimento di servizio per Radha. What things you do? So Krishna saying this, no parayam nirubuddham sangjum sa sadhu kritya vibhuti sapiva jama durjana griha sankhala sangvishya pratijatu sadhuna. Srimad Bhagavatam gives evidence. Krishna himself told to Srimati Radhika. No parayam nirubuddham sangjum sa sadhu kritya vibhuti sapiva jama durjana griha sankhala sangvishya pratijatu sadhuna. Krishna told, hey Srimati Radhike, if I serve your lotus feet at the age of Brahma or any demigod, demigodies, and millions birth I serve your lotus feet, I will never free from your debt. your debts. Gopi preme apunake kare rini, kare mani rini. Krishna is saying, scritto nello Srimad Bhagavatam, questo verso, Krishna dice, afferma: se io dovessi servire Brahma
tutti i Deva, no? Tutte le divinità, con Radhika che cosa posso dare? No? Non potrò mai dare quello che ho. ফার্দিকা চেতন আপনাকে গোপী দারি করে ঋণী কৃষ্ণ আই থিঙ্ক আই কমপ্লিটলি সোল্ড আউট মাই সেলফ আই হ্যাভ নাথিং টু গিভ মোর টু মাই ডিভোটিস আই কমপ্লিটলি ইউয়ার এভরিথিং আত্মা আত্মা পর্যন্ত তারে করে বিক্রয় Quindi ai suoi devoti lui dà tutto se stesso, qualunque cosa lui ha, vende se stesso al devoto. Non ha nient'altro di più da dare. And as like sometimes people are doing or say, gambling. Then his pocket completely what? Empty. Empty. Not give anything. But still he's also gambling or everything. So. Come chi gioca d'azzardo, no? Che ha il portafoglio pieno, ma quando gioca dà via tutto, non ha più niente. Così Krishna ha dato tutto, no? E quindi al devoto non ha più nulla da dare. What things will be? So now coming in this way, because why saying? Because Toto Kuto Annam, Aho Vakiyam Stanakala Kutang Jigang Sappasadi Livir Dhatu Dhatru Chitang Toto Annam Kuto Annam Or what things I will give to my devotees, those who are bhajan and sadhan, especially under guidance of Brijavasi, especially Srimati Radhika. What things I will give? Cosa darò io, dice Krishna, al mio devoto che compie il sadhana e il bhajana sotto la guida di un devoto vrajavasi? Cosa darò? You can give some grass to the cows. Si può dare un po' di erba alla mucca. But you cannot give the rasgulla to the cows, because cows they can understand what is the meaning or taste of the rasgulla. Ma la mucca non accetterà il rasgulla, non si può dare alla mucca il rasgulla, no? Il dolce. So here also Krishna is thinking, what things I will give myself? I have nothing. Krishna is completely confused. Those who surrender lotus feet of Krishna as like gopis. Quindi Krishna è confuso, non sa cosa dire, cosa fare, perché non sa. Non ha, no, pensa che non ha nulla da dare al devoto. So now coming, why? Because this is also Krishna's magnanimity. Questa anche Udarjata. È la magnanimità di Krishna. But this magnanimity only inside Vrindavan, not outside. Però Krishna questa magnanimità la diffonde, la concede solo all'interno dell'area di Vrindavana. But when we compared to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately he distributed this prema to everywhere. Inside Vrindavan, outside Vrindavan, qualified, unqualified, and everywhere he is giving. Take this. Mentre si Chaitanya Mahaprabhu, che appunto è Krishna, ha voluto dare tutto questo prema, questa misericordia, questo amore per Dio, oltre Vrindavana, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, a tutte le persone qualificate, non qualificate, no? Coloro che vogliono accettare o non accettare, l'ha data liberamente. Father Rupa Goswami Pad composed one verse in his unprecedented book, Vidagdha Madhava Natakam. Questo libro, il Vidagdha Madhava, scritto da Rupa Goswami, spiega questa cosa. Anamarvita charing chirat karune avatirana kalau samarpayatu unuddala unnata ujjala sang savakti sriam hari hi prada sundara didika namasandir pita sada hidai kandari spuratu sachi nandana. Best look, very nice bit. Anamarvita charing chirat karune avatirana kalau. Same Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandan and Gaurhari. He took, then Krishna, he took Srimati Radhika's complexion and her mood. Lo stesso Krishna è apparso in questa era Kali Yuga, e lo stesso Krishna, ma ha la carnagione e il sentimento di Srimati Radhika. And he does not come every Kali Yuga. Inoltre lui non viene in tutti i Kali Yuga. One day of Brahma, he comes
and the end of Dwapar Yuga, in the beginning of Kali Yuga. Lui viene solo durante un giorno di Brahma, alla fine di uno Dwapara Yuga, all'inizio di un Kali Yuga. And one day of Brahma means is what? 1000 Chatur Yuga. Satta Tirtha Dwapar Kali. In this rotation coming, 1000 times. E cosa vuol dire un giorno di Brahma? Significa 1000 cicli di 4 ere luna. Una volta sola. Una volta sola. And in this way, Satta Tirtha Dwapar Kali, 1000 times rotation. Then, in the Dwapar Yuga coming, that time Krishna comes. In the end of Dwapar Yuga, Krishna comes. Then in the same Dwapar Yuga, Krishna disappeared, departed from this material world. And in the beginning of the Kali Yuga, after Dwapar Yuga, Kali Yuga start. Mm-hmm. In the beginning of the Kali Yuga, same Krishna, he comes. In the form of Sachinandana Gaur Hari. And that time he distributed this prayer. For this year, Anarpita Charing Charar, Narpitam. Every Yugas, he does not come. Every Kali Yugas, he does not come. Only one day of Brahma, he comes. Perché un giorno di Brahma significa quando c'è in rotazione 1000 cicli di 4 ere, di 4 yuga. Alla fine di questo giorno di Brahma, Dwapara Yuga appare Krishna. E quando Krishna se ne va, all'inizio del Kali Yuga appare Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non in tutti i Kali Yuga succede, solo in un giorno di Brahma, l'ultimo Kali Yuga, l'ultima serie del Kali Yuga. And that time, he mercifully and indiscriminately distributed this prema to everybody. E ha distribuito in modo indiscriminato questo amore per Krishna a tutti, a chiunque. Even some people, they don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is chasing behind to them. And by force, holds their choti. And all by force taking. Take it, why not? Take this. Anche se le persone non volevano accettare, lui li forzava, accetta questo amore, questo prema. What is he giving? Nam prem. He's giving to the holy names and prema to everyone. Take this. What prem? Not ordinary prem. Not Vaikuntha prem, not Ayodhya, Dwarka, Mathura. He's giving highest prem of Golok Vrindavan. And Golok Vrindavan, what is the highest prem? Not in Dasa, Sakha, Vatsala, Madhuri. Is giving highest prayer, the one the sprinkled mood of Srimati Radhika. And that is called Manjari Bhava. He is giving by force. Take this. Why not taking? He is by force taking. Lui ha dato questo prema a tutti, ha forzato di prenderlo. E non è solo un ordinario prema, no? Non è né Madhurya, né Sakya, Vatsalya, Dasya, Madhurya, è quel prema, una goccia di quel prema di Srimati Radhika. Because if I devotee didn't understand what is the meaning of Manjari Prema Lord Chaitanya was giving us. This is true. They can understand because those who are newcomer and those who have no idea about prema, they are thinking, why Maharaj is speaking about Manjari Bhava? What is the Manjari Bhava? Who is Manjari? What is that thing? Questo prema è molto particolare. Tanti devoti giovani non riescono a comprenderlo, cosa sia, no? Magari pensano, perché Maharaj parla del Manjari Bhava, no? Di questo prema, di questo amore delle Manjari. And if you sow a very valuable jewels, what is called pearls, to sow your small baby, baby cannot understand what is the value about these pearls. Se uno prendesse un gioiello molto prezioso e lo dà in mano a un bambino, il bambino non capirebbe il valore che ha questo gioiello. And then the mother will say, okay, look, these are very valuable things. I will offer to you at the time of your 18 years March, old. Marriage ceremony. Marriage ceremony. But she does not know also what the meaning of marriage ceremony. And what is the value about these pearls? But when she will be mature, then she will remember, when I was only small baby, maybe 5-6 years, then my mom, mother saw me these things. And now mother, she is giving me this valuable thing. That means she will realize it. In the same way,
we are speaking. Many times or sometimes high level katha you may understand or not, but when you do bhajan and sadhana and associate with high class exalted brajarasik sadhu and guru, then your realization will come to understand. Yes, one day this Maharaj told about this katha. Questo è il paragone, no, che sta facendo del bambino col gioiello. Allora la mamma glielo toglie e dice: ascoltami, questo gioiello non è per te adesso, io lo conserverò e quando sarà il momento del tuo matrimonio te lo regalerò. E così quando avviene quel momento uno si ricorda: ah, mia madre mi ha dato questo e mi ha spiegato anche il valore che ha. Così quando Maharaj viene e parla anche di questi argomenti così elevati, no, che da noi sono incomprensibili quasi, perché siamo bimbi, allora poi un giorno, quando faremo il bhajan e il sadhana, capiremo le sue parole e cosa lui intendeva. Just to listen. May one day you will be qualified. Remember. Now just listen. One day you will be remember and realization will come. L'importante è ascoltare. Dopo un giorno quelle parole torneranno, no, alla mente, si realizzerà quello che quelle parole dicevano. Just you learn one sloka. Anarpita charing chirad karana vatirana kalau samarpayate unnotor jalar sang sabakti siram hari prada sundara dedikatama sandhirpita sada hidaye kandare suratuva sachinandana kaurhari. And he the embodiment of magnificent and magnanimous. He's giving to us. Very valuable things he's giving to us. Anche solo imparare un verso, questo verso, no? Che Sri Chaitanya Mahaprabhu ha elargito a tutti liberamente, anche senza saperlo, una goccia di questo prema di Srimati Radhika. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, tutte le entità viventi. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one discussed this katha also. Anche prima che Chaitanya Mahaprabhu venisse, anche tra i devoti, i Vaishnava, nessuno parlava di questo. And if you study Vaishnava literature, they don't understand. And before Lord Chaitanya, many Rasika Vaishnavas, Vidyapati, Chandidas, Jayadev, all they also came. They are very high class, exalted, elevated Vaishnava. But also they did not discuss this Manjari Bhava Katha. Prima di Chaitanya Mahaprabhu sono apparsi tanti Vaishnava, tutti Rasika Vaishnava, altamente qualificati, ma nessuno di loro ha mai sentito parlare di questo Manjari Bhava, sentimento di Manjari Bhava. Jayadev Goswami Pad, he wrote very high class exalted Madhurya Granta, that is called Gita Govinda. Jayadeva Goswami ha scritto questo poema, la Gita Govinda, che è molto elevato, contiene dei concetti molto elevati. In Jagannath Puri, every day, since also, nowadays also, every day Lord Jagannath, he is listening Gita Govinda Katha, then he will go to sleep. Otherwise not he sleep. Tutti i giorni nel tempio di Jagannath, a Jagannath Puri, viene recitata la Gita Govinda prima che Jagannath vada a riposare, a dormire. Now is Purushottam month is going on, no? Extra month. And every day, three times, that Pujari Brahmanas, they also recite, they are reciting this verse, Gud Govindam, Jaya Jaya Deva. Then Jagannath Dev is very happy. Adesso che siamo nel mese di Purushottama, a Jagannath Puri, i Pujari, per tre volte al giorno, recitano la Gita Govinda, perché per Jagannath. Actually, this is what Jayadev Goswami Pad, he could not write one line of the verse, last line, one verse also. Smaragara lakhandanam, mama sirasi mandanam. Then Jayadev Goswami Pad, stop. Pain, stop. He could not write again. What to write again? Then Krishna himself came and wrote next line. Dehi tapada pallavam mudaram. Hey Srimati Radhike, please step your feet on my head. Jayadeva Goswami ha scritto tutto il poema della Gita Govinda, alla fine l'ultima frase, l'ultima linea, alla penna si è interrotto, non è riuscito ad andare avanti. Allora Krishna stesso è venuto, ha scritto lui l'ultima frase, e questa frase diceva:
O Srimati Radhika, accetta i miei piedi sulla tua testa. So try to understand even these types of Rasik Vaishnav, Jayadeva Goswami. Vidyapati Chandidas, they also did not discuss about Manjari Bhagavata. Ma mai Jayadeva Goswami, neppure Vidyapati, che era un poeta, Chandidas. Ha potuto mai comprendere questo Manjari Bhava. By the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for Goswami path, he manifested this very unique Rasmadhurya Katha in his books, Vidag Madhav, Lalit Madhav and others Granth. E tramite Sri Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha potuto espandere questo concetto nel Vidagdha Madhava e nella Lalita Madhava di questo Manjari Bhava. Because Lord Chaitanya himself, he released this Manjari Bhava. But Chaitanya Mahaprabhu did not tell to anybody. But Rupa Goswami Pad, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, he wrote on his Granth. Perché Chaitanya Mahaprabhu nascondeva questo suo sentimento, no? Solo lui provava questo sentimento di Srimati Radhika. Però Rupa Goswami ha visto, ha capito che sentimento lui aveva ed è riuscito a descriverlo. Many people, they also reading Chaitanya Charitamrita, they don't know where Chaitanya Mahaprabhu, he realized the Manjari Bhava. Sometimes people ask me, please read. I won't tell to you. You read yourself. You pray to Krishnadas Kaviraj Goswami, you pray to Guru Pad Padma. Then you realize yourself. If I tell to you, you can't understand. And only you argument with me. You do bhajan and sadhana, you do read Chaitanya Charitamritam. When you receive the smarsha of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then you see everywhere. Tanti devoti chiedono a Maharaj, com'è che nella Chaitanya Charitamrita non c'è scritto queste cose qua? E allora Maharaj dice, tu inizi a leggere, no? E piano piano vedrai che tutto sarà dentro nella Chaitanya Charitamrita, è scritto tutto. Because Krishnadas Kaviraj Goswami is Manjari, Kasturi Manjari. Chi è l'autore? He has mood this thing. And who has that mood? He can explain in his Grantha. Perché Krishnadas Kaviraj Goswami è Manjari, Kasturi Manjari. E quindi lui ha potuto scrivere la Chaitanya Charitamrita impregnandola di questo sentimento del Manjari Bhava. So I am saying, because he had also explained Chaitanya, when just we also compare with Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. Krishna is called Madhurya Pradhan Audarya, and Mahaprabhu is called Audarya Pradhan Madhurya. And Chaitanya Mahaprabhu says, Audarya magnanimity is prominent. And our sweetness, Madhurya, that is called his secondary. Quindi nel libro appunto Vishwanatha Chakravarti fa questo paragone, Krishna è Madhurya, predominante la Madhurya e non la magnanimità, mentre in Chaitanya Mahaprabhu, che è sempre Krishna, predomina la magnanimità e la Madhurya è secondaria. So a few days we also discuss the seven and sweetness things with Krishna. And these seven things also completely, absolutely manifest in Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, these four, seven things, he also gave to everybody. Quindi nei giorni precedenti abbiamo parlato, Maharaj ha parlato, delle sette caratteristiche di Krishna, della dolcezza di Krishna. E la stessa cosa adesso Maharaj spiega le sette caratteristiche di Sri Chaitanya Mahaprabhu. So again I remind you that Sondarja. Sondarja means the beauty. Saurabha means smell. Very sweet. Smell. And fragrance. Sausarja, very sweet. Words, voice. And Sukumarja, Krishna's and very nice, beautiful, youthful form, Kumar. You forget. Yes. Slowly. Sondarja. Quindi le sette qualità sono la bellissima forma che ha, morbida, soffice, la sua voce così dolce, il profumo che emana dalla sua forma, dal suo corpo. Then Saurasya, very nice, beautiful, sweet nectar from his lips. Poi c'è il nettare delle sue labbra, il dolce nettare delle sue labbra. Then Audarya magnanimity. E la magnanimità. Our seventh, that is called Karuna, compassion.
E l'ultima è la compassione. Now we coming apply with Chaitanya Mahaprabhu. How Chaitanya Mahaprabhu's sundarja, sweetness, beautiful form, his sweet. Queste erano le qualità della dolcezza della, di Krishna, adesso parla di quelle di Sri Chaitanya. Yesterday I told also this katha, Rai Ramananda Sangbad. Rai Ramananda, he told Chip Prabhu, you are same Krishna. Just now you have come, and in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Chaitanya Mahaprabhu told Rai Ramananda, how possible I am Krishna, I am Baddhaji, I am completely conditioned soul, Baddhaji. Even Mayavadi Sannyasi, impartially Sannyasi, Mahaprabhu told. Why you are saying, I am Krishna? Perché ieri appunto c'era questo verso di Rai Ramananda, nella Rai Ramananda Samvada, Rai Ramananda dice, oh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, io ho compreso dentro di me che tu sei Krishna. Allora Chaitanya Mahaprabhu risponde, come puoi dire questo, no? Neppure sono un Mayavadi, un impersonalista, un Brahmavadi, non sono neppure devoto, neppure qualificato, perché dici questo? How is Lord Chaitanya Mahaprabhu dice? Ajanulambita bahu, kanaka abdhatu, ajanulambita bahu. Lord Chaitanya Mahaprabhu, two hands, arms, under the knees. Your hand is going knee or not? Oh, now he's sitting with the knee. What do you understand? Chaitanya Mahaprabhu ha una forma, la sta descrivendo, ha le braccia molto lunghe che arrivano fino alle ginocchia. Ajanulambita bahu, kanaka abdhatu. And Chaitanya Mahaprabhu's complexion defeat the beauty of the molten gold. E la carnagione della di Sri Chaitanya Mahaprabhu sconfigge la lucentezza dell'oro. Ajana lumbito bahu kanaka badatu sankte. And Chaitanya Mahaprabhu eyes, very nice long eyes, lotus. As we're coming going to very close to the ears. E agli occhi molto grandi a forma di loto che arrivano quasi fino alle orecchie, due also grandi occhi. Very reddish color also. E all'interno degli occhi sono un po' rossi. This is, and very beautiful, attractive. And Mahaprabhu's body. And very, what is called, broad chest, Singhagriva. Ha un petto molto largo, bellissimo. Very nice, da beautiful. Giovane. Neck. Singhag, as like lion. You have seen lion? Lion this side, very broad. Big. And also, the neck is very big. Quindi ha un collo grande, quasi come il leone, no? Ha il collo grande sopra un petto grande, molto largo. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, also with his own hand, four hands. You are your hand, how many length? 3.5. Not more than. E anche le mani molto grandi. Noi abbiamo le mani così, no? 3.5 inches, ma lui ha molto più lunghe, il triplo. You understand? Forearm. From here to here. Yeah. One hand from here. So you can also measurement yourself. L'altezza, la tua altezza è 3 braccia. È 3 volte tanto. Sì. Even the small baby. 3 months baby. Also that 3 months baby with his own hand, how many? 3.5. You also, in your hand, how many? 3.5. Anche i bambini, no? Sono proporzionati. Noi abbiamo questo, la mano che è proporzionata al braccio. Anche quando cresciamo è sempre la stessa misura. Have you ever measured your body or not? You can now go. 1, 2, 3.5. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, in his own hand, 4. Quindi noi abbiamo 3.5 misure del corpo, no? Da qui a qua. Mentre dalla mano a qua. 3.5. You, all the living entities, even the Brahma also. All the living entities. Baddhajivas. All the also they are their measurement, they are also
Three and a half hands. Non solo noi, tutte le entità viventi, no? Hanno questo, questa proporzione, mentre Chaitanya Mahaprabhu aveva una parte in più, uh-huh. No? Quindi le braccia lunghe. Chaitanya Mahaprabhu with his own hand, how? Four. And for this regard, when Chaitanya Mahaprabhu, and he used to go, now here he's got Jagannath temple, thousand people, and in front of him. But Lord Chaitanya Mahaprabhu can see to everyone. Because he's the tallest man. E infatti quando Sri Chaitanya andava al tempio di Jagannath, che è pienissimo, migliaia e migliaia di persone, tutte stipate dentro il tempio davanti a Jagannath, si vedeva il Sri Chaitanya Mahaprabhu che stava sopra di tutti, no? Perché molto molto alto, con le braccia più lunghe di tutti gli altri. In Jagannath temple, you cannot go, but Lord Chaitanya Mahaprabhu once came and took darshan to Lord Jagannath very far, Guru Stambha there, and Mahaprabhu, and in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu, thousands of people they are looking to Lord Jagannath there. Una volta Sri Chaitanya è entrato nel tempio di Jagannath, ma non è andato vicino alla divinità, è rimasto quasi all'esterno, perché davanti era tutto pieno con migliaia e migliaia di persone, e quindi lui stava nel retro. And that time one old lady, she cannot see to judge Lord Jagannath, because thousands of people in front. Quindi una signora anziana, siccome era anche lei lì dietro, non riusciva a vedere Jagannath perché c'era davanti una barriera di migliaia di persone. Then she climbed on the shoulder of Lord Chaitanya Mahaprabhu looking Jagannath. Allora cosa ha fatto? Da buona indiana si è aggrappata a Chaitanya Mahaprabhu, ha scalato là, è arrivata sulle spalle per vedere Chaitanya, per vedere lo Jagannath. She's thinking, oh, this is the, what do you call? Tallest. Pillar. Pillar. So she climbed on the shoulder of Lord Chaitanya, taking darshan. Ha pensato che era un uomo pilastro, no? E quindi è salita, si è arrampicata fino alle spalle per vedere sopra. Then solo chi è stato in India può capire. Why am I thinking? Because how Lord Chaitanya Mahaprabhu is tallest and beautiful form also, Ajanulambita Bahubahu Kanaka Padatu Sankirtana Pritaru. Also Lord Chaitanya and chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And tears rolling down from his eyes. And all the static symptoms. And manifesting his body. Romancia compasso rubaipati. Lui quando cantava Hare Krishna alzava le braccia con una voce potente, cantava il mantra e lacrime scendevano dai suoi occhi, mentre su tutto il corpo c'erano i sintomi dell'estasi. Would you take birth that time and can see it, Lord, how the beautiful Lord Chaitanya Mahaprabhu? Non possiamo immaginare se fossimo nati in quel tempo a vedere Sri Chaitanya Mahaprabhu che impressioni avremmo avuto. When Lord Chaitanya chanting holy names, then everybody completely intoxicated and everybody heart also melted. Quando lui cantava il santo nome in mezzo alla folla, tutte le persone erano intossicate e il loro cuore si scioglieva. For this our Vaishnava kavi, Vaishnava poet, composed one verse. Pasu paki jure pasano vidare suni jaro guno gatha. Pasu paki jure pasano vidare suni jaro guno gatha. Bali suni jaro guno gatha. Suni jaro guno gatha. Arnartam Das Thakur in this verse explain how Lord Chaitanya Mahaprabhu is magnanimous and magnificent and magnanimous. And just taking his darshan, everybody is completely intoxicated with the divine love, prema. Narottama Das Thakur recita in questa poesia: che meraviglia a vedere Sri Chaitanya Mahaprabhu, la sua magnanimità, la sua bellezza, anche solo guardarlo, le persone restano vanno in estasi. And not only the living entities, even the stone also melted. Trees, they are also tears rolling down. Non solo le persone, ma anche le altre entità viventi, come le pietre,
le montagne, gli alberi, no? Lacrime, le pietre si sollevano e gli alberi piangevano. And when Lord Chaitanya used to go one place to another place, everybody completely what? Going in front of him, behind to him. Automaticamente, se lui andava da qualche parte, spontaneamente tutti gli andavano dietro. So posupa ki jure, pasano bidare, sunijaro guno gatha, bole takho namar keno na huila janam, Nartam Das Thakur, very humble. He's saying this way, why would not I take bath at that time? If I would take bath that time, that I no need to bhajan and sadhan. Just his darshan, everybody will attend to Guru Vrindavan. E quindi quando questo poeta dice anche solo Narottama Das, anche solo fare il bagno, no? Dopo aver visto Sri Chaitanya Mahaprabhu, solo guardandolo raggiungerò Goloka Vrindavana direttamente. So I'm saying because here also Sundarja. Sundarja means beauty. Krishna Sundarja is very beautiful, this is true. But Chaitanya Mahaprabhu's beauty is more than Krishna. You cannot believe. Understand? Krishna is called blue color or black is. Chaitanya Mahaprabhu? Gold. And molten gold complexion. Quindi per questo si dice che lui ha molta più bellezza di Krishna, perché Krishna è blu, ha il colore della pelle blu, ma Sri Chaitanya ha questo splendore dell'oro fuso, il colore dell'oro fuso. For this is our Goswamis, Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, in their Granth again, also very humble explain. And would I again take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was dancing in front of the chariot of Lord Jagannath? E così Rupa Goswami ha detto, vorrei avere questo darshan di Sri Chaitanya Mahaprabhu che danza davanti al carro di Jagannath. Maybe you have to see this one picture, and in front of Lord Jagannath, and Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in ecstatic mood and chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That time, and tears rolling down from his eyes. Mentre Sri Chaitanya danzava davanti a Jagannath, che era sul carro, no, del Jagannath, lui piangeva e un fiume di lacrime scendevano dai suoi occhi. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu's tears and spread to everybody, as like the syringe, water of the syringe. Then everybody. In the same way, sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu tears and spread to everyone. And everybody completely what? Taking wept. Wept. Big job. A volte le lacrime che Chaitanya Mahaprabhu, no, piangeva spruzzavano tutto attorno alla gente che stava lì e tutti erano bagnati. So this is the beauty of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Questa è la bellezza di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then second will coming, Saurabha. Very nice, beautiful fragrance. Also compare Krishna's fragrance of the bodies. But Lord Chaitanya Mahaprabhu's bodily fragrance is incomparable also. La seconda bellezza della forma di Krishna è il profumo che proviene dal suo corpo. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu came in Vrindavan, then all the cows, birds, they also very close to came Lord Chaitanya Mahaprabhu. Infatti, quando una volta Chaitanya Mahaprabhu si è recato a Vrindavana, quando è entrato a Vrindavana, tutte le mucche, tutti i vitellini si sono avvicinati a lui. All the cows and calves, they are licking the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Gandha, sweet fragrance coming for this, they are licking. Quindi, sentendo questo profumo che proveniva dal suo corpo, tutti i vitellini e le mucche hanno iniziato a leccarlo. And that time Lord Chaitanya embraced the cows and calf and remembering his own pastimes of Krishna. E così lui abbracciava le vitellini e le mucche ricordando, no, dei passatempi di Krishna. And all the deer of Vrindavan, they also they are coming very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu and sitting in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu, looking beautiful lotus face of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E i cerbiatti tutti si avvicinavano attorno a Sri Chaitanya Mahaprabhu e si mettevano lì incantati a guardare il suo bellissimo viso. Though they are animal beings, but they realize
the Krishna smell coming from the body of Chaitanya Mahaprabhu. Krishna gande chate. They are thinking, oh, sweet smell coming of Krishna. For their cows and deer, they are licking the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu embraced them and remembering sweet pastimes of Vrindavan. Anche se gli animali, no, sembra che non capiscono, ma loro hanno sentito questo profumo, che è il profumo della, che proviene dal corpo di Krishna, hanno riconosciuto Sri Chaitanya come Krishna e così lui, Sri Chaitanya, li ha abbracciati tutti e ricordava i passatempi di Krishna. Then all Chaitanya said, Dhannasmo muragattayo hiranyaeta jhanandanupatta vichitravesam akarnavenuranitam saha Krishna sara Puja dadam virachaya pranayavalokai. Benugit. Sukadeva Goswami Pad glorifies about the sound of the flute of Govinda. Benuddhani. How it's powerful. The sound of the flute of Govinda. Nella Venugita viene glorificato il suono del flauto di Krishna. Viene dallo Srimad Bhagavatam, tratto dallo Srimad Bhagavatam. Now coming in the third, Sausarja. Sausarja means very sweet. Voice sound. E per Sri Chaitanya Mahaprabhu si tratta del dolce suono della sua voce. Krishna called the gopis with the flute. And Krishna called the cows with the flute. But Chaitanya Mahaprabhu, he did not take any. Play the flute. He did not play the flute. Nothing. Understand? But just Chaitanya Mahaprabhu chanted holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All the gopis, they are coming. Varni is not gopi form, they are coming in the male form. Then, and doing rash dance. What rash dance? That is called Nam Sankirtan rash dance. Okay. Krishna played the flute and he called the gopis in Vrindavan and the bank of Jabuna and also midnight, not daytime. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, daytime. And without holding flute, without playing flute, just chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Automatically, all the also are coming out from their house and meet with the Lord Chaitanya Mahaprabhu and chanting holy name Nam Sankirtan. Quindi Krishna ha la potenza del dolce suono del suo flauto per attrarre le entità viventi di Vrindavana e le gopi, mentre Chaitanya Mahaprabhu ha la sua voce e lui quando canta il mantra di Krishna, quando fa il Sankirtan, attrae a sé, no, non le gopi, ma sono gopi sotto forma di maschili, no? Uomini, e fanno il Sankirtan. E come Krishna suona il flauto per attrarre le gopi, fare la danza rasa, no? Di notte, Chaitanya Mahaprabhu in pieno giorno recita il Mahamantra, canta il Mahamantra e tutti arrivano a fare la Nama Rasa Lila. La Nama Rasa Lila. Pensate a Mahaprabhu's Navadvip Dham Lila. When Lord Chaitanya Mahaprabhu just coming out from his house, thousand devotees, they already also there. Already there. But waiting, when Lord Chaitanya Mahaprabhu will come out. Our granthas very nicely explain this way. When Lord Chaitanya, this is called Chaitanya Lila Smaran Padhati. This book, Bhaktivinoda Thakur very nicely explained. How Lord Chaitanya Mahaprabhu wake up, and before Lord Chaitanya Mahaprabhu wake up, all devotees surrounded, gathering around the house of Sachi Mata. When Lord Chaitanya wake up. Mentre Krishna è da solo, no? Quando chiama le gopi, rimane lì solo lui nella foresta e poi le gopi arrivano, le chiama. Sri Chaitanya Mahaprabhu invece, già quando è in casa, no? Nella casa di Sachidevi, quando si sveglia, c'ha tutto intorno una folla di devoti che lo aspettano, no? Che per accoglierlo. Adesso. All they are waiting when Lord Chaitanya will, my Gaurisundar will come out from his room. When he open his room, everybody will show up.
Eh? As like or the honeybees. Mentre Cicetania era, doveva svegliarsi, erano lì, no? Aspettavano e tra di loro dicevano quando si alza, quando viene, c'è il bisbiglio, come le api che ronzano, no? Tutti intorno alla casa di Cicetania. Like we see Gurudev. Yes, like Gurudev. And outside, all the devotees, 180 devotees are waiting when Gurudev opens his room. La stessa cosa è successo con Gurudev, Narayana Maharaj, che era nella sua stanza, e ancora noi tutti quanti lì, no? Migliaia di devoti a aspettare, tutti a parlare, quando si sveglia, quando viene. La stessa cosa. I remember when Gurudev used to go morning walk, then all the also chasing them. And the honeybees and chasing. Come Gurudeva poi usciva dritto, no? Sparato con il passo veloce verso la, per andare alla passeggiata, uno stuolo di devoti tutti dietro, tutto come le formichine, no? You met with Narayana Goswami? No. Oh. Especially in Gurudeva, in here, Italy. Yes, specially. Yeah. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he just opened his door, then Srivas, Advaita Acharya, Haridas Thakur, Sarup Damodar, all their vision and coming. And also following the Lord Chaitanya, taking Mridanga Kartal, Nama Sankirtan. Because Lord Chaitanya Mahapuri, every day, or in the morning, he used to go Ganga Puja, you know, worship Ganga Devi. Ganga Devi, worship the Ganges, Ganga Puja. Quindi poi Svarupa Damodara e Rai Ramananda e tutti... Not yet. Svarupa Damodara, Advaita Acharya, Haridas Thakur, a tutti i suoi associati si riunivano dentro casa, Cicetania usciva con le mridanghe, i karta, no? Tamburi, eccetera, seguivano Cicetania che andava dritto al Gange per fare il puja al Ganga Devi. Chanting Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama Hare Yadavaya Madhavaya Kesavaya Nama Thakur, he's expert to dancing. Nityananda Prabhu, he's expert also dancing. Advaita Acharya and Ramayana Pandit, all they are very expert to dancing, singing and taking mridanga kartal and the same rhythm and dancing, singing. C'era Advaita Acharya e c'era Nityananda Prabhu e c'era anche Srivasa che erano molto esperti danzatori. Con le mridanghe andavano tutti in sincronia, no? Col suono e facevano questo bellissimo corteo, no? Che andava dietro a Chaitanya. And specially Gadadhar Pandit, he is always with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Specialmente Gadadhar Pandit che era sempre vicino a lui. Because Gadadhar Pandit is non different from Srimati Radhika. So Gadadhar Pandit, where is Chaitanya Mahaprabhu and Gaurchandar? Shadow. Gadadhar is there, perché Radha Krishna. Perché Gadadhara Pandit era Radhika, no? E quindi dove andava Cicetania, lui come un'ombra lo seguiva. Sometimes Lord Chaitanya was chanting holy names in Abhidharma. That's very nice, beautiful. Gai Gura Chan, Madhurisari. Abhaktivan sing this. Gai Gura Chan, Madhurisari, Krishna, Krishna, Krishna. Gai Gura Chan, Madhurisari, Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama. That means all the birds also are. And flying behind Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mentre cantavano, tutti gli uccelli anche facevano come un ombrello, seguivano tutto il corteo sopra Chaitanya Mahaprabhu, andavano con lui. Peacock, pihen, and what is it, cuckoo birds, another? Parrots. Parrots. All they also flying over, very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Actually, who are they?
All the demigod, demigodies manifested in form of many forms. Eh? Understand? The Bhajan. Maybe Sukha, Narada. Eh? All also are coming. And assembly with congregation with the Nam Sankirtan Lord Chaitanya Mahaprabhu. Questi, tutti questi cucù, questi uccelli, pappagalli che volavano, piccioni, tutti volavano sopra la testa di Chaitanya Mahaprabhu, tutti insieme erano tutti i rishi, Sukadeva, Narada, tutti i deva, no? Che si erano trasformati in uccello per seguire il kirtan di Chaitanya. After Ganga Puja, then Lord Chaitanya also doing Nam Sankirtan in the village to village. That is called Nagar Brahman. Finito il Ganga Puja, poi Chaitanya Mahaprabhu tornava e faceva il giro dei villaggi per fare il Nagara Sankirtan. Nagara Bhramiya Amar Gore Lo Ghare Nagara Bhramiya Amar Gore Lo Ghare Gore Lo Ghare Amar Nitai Elo Ghare Gore Lo Ghare Amar When Lord Chaitanya Mahaprabhu after Nagar Sankirtan returned back he home, then Sachi Mata she took Nimai on her. Poi Chaitanya Mahaprabhu tornava a casa da Sachimata e lei lo prendeva e lo abbracciava tenendole sulle sue ginocchia. And clean his body because Nam Sankirtan, so many dust. So Sachimata with her cloth, anchal means last part of the cloth, and cleaning the body. E così Sachimata con l'ultimo pezzo del sari, no? Quel velo. Toglieva la polvere che Sri Chaitanya aveva sul corpo per via del Sankirtan. So now we saw Sri Chaitanya Mahaprabhu's voice, how it's beautiful, rhythm. L'altra dolcezza di Sri Chaitanya Mahaprabhu è il nettare delle sue labbra. Then Sukumarjo, with full form. Krishna's with full form. Then you compare Lord Chaitanya Mahaprabhu with full form, you cannot compare. How it's beautiful. E poi la giovinezza della forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, una forma affascinante da giovane. Very nice, beautiful, cheeks as like rasgulla. Aveva un viso e le guance avevano come un rasgulla, da due lati. Understand? Very nice, beautiful, round. And eyes also, big eyes, as like coming out, as like lotus blossom, and reddish color, lotus blossom eyes. E aveva questi occhi grandi come i fiori di loto rossi, le foglie, no? Che fanno questa forma. Con sotto, all'interno era rosso, la linea dell'occhio. So Sukumarja, Saurasya, very sweet, nectar coming his lips. E questo nettare delle sue labbra molto molto dolce. Especially in Jagannath Puri, when Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting holy names. Sometimes Lord Chaitanya fainted. Specialmente a Jagannath Puri, questo nettare, no? Usciva dalle sue labbra quando sveniva. And that time, sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu's life are falling down. And that time, one devotee is named Subhananda, no? He also licking nectar of the sweet nectar of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Quindi quella volta lui è caduto svenuto davanti a Jagannath e della saliva usciva sul lato della bocca. Un devoto è andato là, l'ha presa e l'ha leccata. Or another saurasya means remnants. After taking prasad, then Lord Chaitanya Mahaprabhu remnants. Everybody also encouraging how to take. Quando Chaitanya Mahaprabhu prendeva prasada, le rimanenze, poi venivano distribuite e tutti le prendevano, le assaporavano. And in the same way Krishna Lila, and when Krishna took prasad, then Krishna's remnants, who is taking? Simati Radha. Dhanishta Devi. And she brought Krishna's remnant plates and offered to Krishna and Simati Radhika very little to take the remnants of Krishna. E lo stesso modo nella Krishna Lila, quando Krishna finisce, no, di prendere prasada,
quelle rimanenze lì, Danista le porta a Radhika, che poi lei le prende, le rimanenze. Sri Gaura Hari sei Goshta Bihari Bela holo Damodar Aisa ekhano Bhoga Mandire Basi Karaha Bhojana Radhikara Pakka Anna Vivida Vanje Benjana Anandi Bhojana Karen Bhajabha Katava Sala Sri Gaura Hari Sri Gaura Hari Sai Goshta Bihari Nanda Jaso Mati Chitta Hari Bela Holo Damoda Ai Sai Khanam Bhoga Mandire Bhoti Gora Ho Bhoja Nande Se Voi Se Giri Vara Dhari Bala Deva Sa Voi Se Chari Chari Kata Sata Tivari Krishna to Prasad, then? Yes. No, you say one by one? No, no, not one. We got long kirtan. What way you give them? Dove c'è la linea Yashomati? Yashomati. Here. Jambul here. Visala ki vision. Yashomati Agape. Yeah. Here. Number 15. Fine. Allora, questo pezzo è su richiesta di Yashoda Mai, Danista, porta i resti del cibo che Krishna ha lasciato nel suo piatto a Srimati Radhika, che li gusta con grande delizia. Nel ricevere i resti di Radhika, Lalita Devi e tutte le altre Sakhi, sopraffatte dalla gioia, cantano le glorie di Radhika e Krishna. Thakura Bhaktivinoda, che prova gioia solo nei passatempi di Hari, canta questa canzone del Boga Arati. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu's remnant, very sweet. Everybody, all devotees are hankering. Brahma, Siva, Narada, all their hankering. How to get on the sprinkle, remnants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Allo stesso modo, le rimanenze di Sri Chaitanya Mahaprabhu erano ambite da tutti, persino Shiva, il signore Shiva, Narada, Brahma, tutti i devoti anche, volevano avere una piccola particella minuscola del prasada di Sri Chaitanya. And then, coming Udarjo. How to explain again and again the Udarjo magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu? E poi c'è questa magnanimità di Sri Chaitanya. He's giving mercy to everybody. Just I also told again and again. And the Chaitanya Mahaprabhu and giving mercy. Even those who are not want to take, Lord Chaitanya giving. Especially 6 persons, they don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Lord Chaitanya giving by first thing. La magnanimità di Sri Chaitanya Mahaprabhu è molto grande. Lui ha forzatamente addirittura dato
a tutti questa, questa sua magnanimità. And then seventh, Chaitanya Mahaprabhu's karuna, compassion, magnanimity, mercy. Mercy, this is called incomparable. You cannot explain this. E la misericordia, l'ultima qualità, la settima, è questa misericordia che viene data a tutti, che non ha paragoni. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu's this fourth, seven things at a time he's giving to his all his devotees. Take this. E così tutte queste sette qualità che Chaitanya Mahaprabhu possiede le dà liberamente a tutti i devoti. Dice, per favore, prendetele. For how to receive this mercy of Lord Chaitanya at a seven, at a time, that seven things. Lord Chaitanya is just chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, that means at a time, all these things, at a time manifested in the heart of the devotee. Quindi come fare per avere tutte queste sette qualità, ricevere queste sette qualità, cantando Hare Krishna solo in quel momento, tutte queste sette qualità insieme ci raggiungeranno. And that time we will have to do, we'll take more and more, more and more. I will and take all these things at a time more and more. E poi sentiremo il desiderio di averle sempre di più, tutte queste qualità che Sri Chaitanya ha donato. As like Dankar. Yeah, those are drinking the alcohol. How long he is drinking the alcohol? Until? Night. Fell down. Fell down. He is drinking. Pitta pitta. Javat not patitam. Will you drink the alcohol? How long? Well, until you? Faint. In the same way. Nama sankirtan madira. Madira understand? The alcohol? How long? Well, until you? And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mudhuram mudhuram eto mangala mangalam sakara nigavalli satpalam chit sarupam bhigubaranaro matra tare eto Krishna naam. Hari naam is one, incomparable. And you cannot compare with any kinds of sweetness things. Quanta dolcezza di questi nettari che Chaitanya Mahaprabhu dà possiamo prendere. È come un ubriaco, che alcolista, che beve, 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 beve tutto il giorno fino a quando non sviene, non cade a terra. No? Così, cantando la Rinama, è questo alcol della Rinama, no? Questo spirito che c'è dentro nella Rinama, uno lo beve, lo prende finché non sviene. You may not understand what things you received from Guru. Harinam. But what is Harinam? Because when you do bhajan and sadhan, then you understand the what kinds of valuable things you got from Guru. Noi adesso non siamo in grado di comprendere pienamente che tipo di cosa ci ha dato il nostro maestro, il nostro guru. Perché questo Harinama ha un valore immenso, no? Che tipo di valore ha non ancora lo sappiamo. New five devotees thinking, oh, Gurudev gave me Harinama. This is Japamala, this Tulasi Mala or Nimala. Wood or Nimala. But they don't know, Gurudev not giving wood or this thing. Gurudev giving Harinama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Nymphite devotee thinking, oh, Gurudev gave me Japamala. Maybe not. This is the Nimala. So that means he did not give me? Tulsi. No, Harinam. Are Harinam gave. This is only for your faith showing to you. Actually, Gurudev gave everything to you. Harinam. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama, Rama, Hare. Just to give this mala for how to count. Yes. Counting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Mahaprabhu counted holy names with thread. Which? Thread. And coping. And make the 108 knots and chanting Hare Krishna, Hare Krishna. No Nimala, no also Tulsi Mala. And sometimes even the many also devotees, they can understand these things. Harinam.
How is it powerful? Harinam is not depending on the mental. Mental. Eh? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And you received, Harinam means your, you received Krishna himself, Krishna prema everything. Just you realize, chanting Holy Name, one day you will realize. Maharaj dice che alcuni devoti a volte si presentano da lui e dicono, ma Maharaj, mi puoi dire se questo mala è di Tulasi o di Nim? Perché sai, se non è di Nim, se non è di Tulasi, non è buono, non funziona. E lui dice Maharaj, perché fermarsi su questo fatto? Quelli sono legni, no? È un mala che serve solo per contare, no? Perché quella cosa importante è cos'è? È il Ma mantra, la cosa importante, no? Non il mala. Chaitanya Mahaprabhu addirittura aveva fatto un suo mala con la stringa delle sue braminande, no? Aveva fatto 108 nodi e cantava con quella stoffa. So without offense chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Giving the feedback, how to develop your faith. Counting faith and also ruchi, test will come more and more. Sankha, Prabhupada, Nama, Ganatvi, every day, how to chant, more fixed round. Quindi cantate il Santo Nome senza offese e cantate il Santo Nome con fede, piano piano arriva Nista, poi ruchi, eccetera, eccetera. Perché questo è la cosa importante. So Nam Sankirtan is beautiful. So I'm saying because Chaitanya Mahaprabhu, he's called the Audarja and compassion to the all the living entities. Audarja and compassion, they combined and same time Mahaprabhu gave. Quindi la compassione e la magnanimità insieme è quello che Sri Chaitanya ha distribuito a chiunque liberamente in tutti i luoghi, per in tutte le entità viventi, ha dato questo grande dono di Krishna Prema. Because Harinama is not different from Krishna, Krishna Prema, same. Questo l'Harinama è Krishna stesso ed è la personificazione di Krishna Prema. Nama Chintamani Rasa Chaitanya Vigraha Purna Suddha Nitto Mukto Abhinnatvat Nama Namino. They are not different from Sri Nam and Sri Hari. Nam is rasa, in the embodiment of mellows. Nama rasa. Quindi non c'è differenza tra il Nama, tra il nome di Krishna e Krishna stesso. Quindi il nome di Krishna è un rasa, è un nettare. Because Sri Nam is transcendental. Automatically, so much saliva automatically coming in your tongue. Perché il Nama è un nettare, cantando questo Nama, no? Che siccome è un nettare, molta saliva, molto dolce, nettare verrà nella vostra bocca. So in your conditional stage, why you have no taste to chanting holy names? Because some offenses of Radha. For this regard, no taste is coming. But when your taste will come and offenses disappear, that time automatically thinking, I will chant more and more, more and more. Tunde tanduni bitundite tundavuli laptai. That you pray to Lord will give thousand thousand tongues. I will chant your holy names. Perché a volte non abbiamo gusto, no, nel Santo Nome? Perché ci sono delle offese. E quindi quando piano piano, appunto, seguendo la misericordia di Krishna e del Guru, riusciremo a cantare, allora vorremmo avere migliaia e migliaia di bocche per cantare questo Nama. Questo Nama is Chintamani, that's a digestion. And fillful all your desires. Even also material desires will be fillful. What will say the transcendental? Also, if you have any material desire will come and chant holy names also fulfill your material desires. Addirittura il Mahamantra soddisfa pure tutti i desideri materiali, perché soddisfa sia quelli trascendentali, ma se uno canta il Mahamantra desiderando qualcosa di materiale, automaticamente lo otterrà. What do you want? What do you want? Material things, transcendental later. Later. What do you want? Wealth, money, wife, children. Chant holy names. Holy names will feel full of you. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Give me money, money, money will come up. Give everything, holy name will give. Huh? Why not? This is Nama Chintamani. Chintamani means where? There's your desires coming. Skillful, all your desires. Perché il mantra è Nama Chintamani. Chintamani è la pietra che soddisfa tutti i desideri. Quindi cosa c'è? Qual è il problema? Anche se uno ha un desiderio materiale, cantate Hare Krishna. Volete i soldi? Cantate Hare Krishna. Volete la salute? Cantate Hare Krishna. Sempre il mantra, perché poi un giorno scopriremo che sarà una cosa trascendentale, no? Però anche quello soddisfa anche i desideri materiali. Just need faith. People are doing many kinds of activities. Some people are called tapasya, that is called austerities, doing many kinds of activities, how to fulfill their desires. But Naam Sankirtan, no need other things. Just chant holy names. Even your material desires will come. Holy name will be fulfilled, or your material desires. Quindi se noi cantiamo il mantra, il Nama darà tutti, soddisferà tutti i nostri desideri. But giving the material desire, fulfill the material, this is not the prominent goal. Goal. This is it, right? External. Marginal. Esterno. Perché se noi, va bene, usiamo anche il mantra, lo recitiamo pensando, no, anche a noi stessi, a quello che ci serve, eccetera, quello è un fattore marginale, cioè esterno, non è la cosa principale. But Chaitanya Mahaprabhu saying, no, don't ask to Harinam to material things. Because all the material things you will get according to your previous karma. So why you ask to Harinam? You ask Harinam, Krishna Prem, highest Prem. Ma Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, perché volete chiedere le cose materiali al Krishna Nama? Non ce n'è bisogno, perché le cose che voi otterrete sono quelle che il vostro karma ha già definito, ha già stabilito. Quindi non c'è bisogno di utilizzare il mantra per avere cose materiali. Na dhanang na janang sundaring kavitang va jagadisa kame mama janmani janmani sari bhavata bhakti ahitukite. Oh my lord, I don't want any material thing, wealth, money or nothing. Only you will give me prema bhakti ahituke prema bhakti. Birth after birth, life after, give this, not other thing. Questa è una preghiera di un devoto che dice: oh Signore, non voglio soldi, non voglio donne, non voglio ricchezza, non voglio nulla di materiale, io voglio solo la tua prema bhakti. But if you chant holy names, bhakti manifested one heart, and two things will get simultaneously. Ma se uno canta il mantra per ottenere la bhakti, automaticamente, immediatamente otterrà due cose. What is that? Klesakani, Subhada, automatically, simultaneously. Klesakani, all kinds of distress will disappear. Unhappiness, all kinds of unhappiness will disappear. And simultaneously, all kinds of auspicious good qualifications, auspicious things will come. Allora, queste due cose sono che immediatamente supererà tutte le sofferenze, tutte le difficoltà, e la seconda è che otterrà le qualifiche. You don't want money. You don't want, automatically come. Because this is the nature of the bhakti. Bhakti devi will give. Quindi noi non chiediamo al mantra le cose materiali, ma il mantra automaticamente darà tutto quello che è necessario. Bhakti staistrata bhagwan jadi saad daivana krishna murti mukti sang muktanjali sevati asman dharma artha kama moksha samaya pratiksha. If bhakti manifests one side, automatically all kinds of good qualities, economical development, dharma, or dharma means religious, artha means economical development. Come all kinds of sense gratification and liberation. Mukti Devi also will come and hold. Please, accept. Quindi cantando il mantra si realizzerà e diventando qualificati, poi automaticamente tutte le artha kama moksha, cioè la religiosità, no? Lo sviluppo economico, la ricchezza, la gratificazione dei sensi, tutti verranno automaticamente. E la liberazione, la mukti, verrà da noi a implorarci e a darci, a offrire la sua liberazione. As like king goes and automatically all his entourage going. Come il re, no? Quando va da qualche parte, porta con sé tutta la sua corte.
Così automaticamente col Ma mantra c'è tutto il resto insieme. Look this. So in the same way, if you chant holy names with faith, just again emphasize this word, how you chant holy names? With faith. With faith. Vishas kariya bhai karo Shri Krishna bhajan, oh my brother, with firm faith chant holy names. And automatically all kinds of auspiciousness, economical development, automatically you are coming. Why not? Ma bisogna... Chant holy names. Ma bisogna in modo specifico cantare questo Ma mantra con fede, no? Avendo la fede della potenza del Ma mantra e di quello che il Ma mantra ci dona. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Jai Shri Radhe. So this is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Eh? This is magnanimity, magnificent magnanimity, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is giving highest frame to everybody. Take my brother and sister. Questa è la grande magnanimità di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la più grande, perché ha donato a tutti questa grande opportunità di ottenere Krishna Prema, okay. L'amore per Krishna. Just give up the four things. Bisogna solo lasciare quattro cose. Give up the four bad habit things. Le cattive abitudini. Understand? So see, what are the four things? Don't eat meat. Non mangiare la carne. Onion, garlic. La cipolla, l'aglio. Drink alcohol. Bere l'alcol. Intoxicate. Intoxicarti. Non Mariana ganja bhang. Question Mariana. Country. Mariana. 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 Mariana dei sei portoghesi. Portoghese. Yeah. In italiano marijuana. Marijuana. Don't drink. No gambling. Non fare il gioco d'azzardo. And no also illicit. Non avere relazioni illecite. And really simple, simple way chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Understand? Sattvic food offered to Krishna, then you can take. That is called Mahaprasad. Offrite il vostro cibo che avete cucinato a Krishna, il cibo sattvico, no? Senza questi ingredienti. In the day of Ekadasi should not eat five types of grains also. E quando viene l'Ekadasi di non prendere cinque tipi di cereali. This is very important because our scripture in the day of Ekadasi five all kinds of germs the sinful activities remains in the five types of grains. Perché le scritture dicono appunto è importante questo giorno di Ekadasi perché nei cereali, in tutti i cinque cereali, entra in quel giorno tutto il karma di tutto l'universo, dentro nei cereali. There's the rice, wheat, cioè il riso, il grano, dal, barley, l'orzo, la soia, i legumi. E i legumi in genere. So what do you eat? Cosa mangiamo allora il giorno di Ekadasi? Ekadasi, what do you eat? Potete. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ma non è vero okay. Anche quello, ma che dici? You cannot tolerate your hunger. Ok, salve. Il Ekadasi non può essere ubriaco. What do you take? You take, potatoes. What is it called? Potatoes. Fruits. Yogurt, nuts. Milk, nuts, and especially also manjaka, what do you call it? Buckwheat. Manioca. Manioca. Very simple. Yeah. In the buckwheat, you can also press as like flour, loaded. Yes, yes. Like atta. You can make puri, you can make chapati also. Just yours, wheat. Mm-hmm. You cannot take wheat, but you cannot. You can take this buckwheat. Same thing, just same dust, utter. That the wheat coming from wheat, or it is coming from buckwheat, and make chapati, or you can puri and eat. Sì, c'è, se non ci sono i cereali, c'è il grano saraceno, che addirittura vendono anche la farina di grano saraceno, che puoi fare anche i chapati. Quindi se la polvere, il pane. Quella è polvere, come il grano in polvere, no? Come la farina. Al posto di avere il grano, c'hai il grano saraceno. One day you will not eat the chapati bread, you will not die.
I think so. And you will die, this is good, in that day, because you will die, go to Golagunda. Però comunque lui è sicuro che se anche per un giorno non mangiamo i ciabatti, la pasta o il pane, non moriremo. No, e anche se muori di ecadasi, vai. E anche se muori di ecadasi, comunque è un buon morire. Will die in ecadasi. Very rare person, very sovagga, very fortunate, they will die in ecadasi. Chi muore in ecadasi è molto fortunato. Because scripture explains, one who lives body in ecadasi, he died go to Goloka Vrindavan. Ecadasi is super auspicious also. Perché ecadasi è molto misericordiosa, se uno lascia il corpo il giorno di ecadasi, va a Goloka Vrindavan. Take birth and die, both are very super auspicious. Ecadasi, ecadasi tithi, that is called bhakti jana. The mother of Siddha Bhakti. Perché l'Ekadasi, il giorno di Ekadasi, è definito la madre della Bhakti. And maybe evening I will discuss how Ekadasi, and if you observe Ekadasi, what benefit you will get. Even the knowingly, unknowingly, if you observe Ekadasi, what kind of benefit you will get. Un giorno, forse stasera, vuole parlare di Ekadasi, di che benefici si ottengono rispettando Ekadasi. Anche se uno non lo sa, che lo sappiamo, non lo sappiamo, questi benefici ci sono comunque. Kali Yuga, no any austerity, just Gurudev told, if you not completely full fast in the day of Ekadasi, just until 12 o'clock, then you can also fast. Then after 12 o'clock, midday, you can take some yogurt, milk, or potato soup. Yes, perché il giorno di Ekadasi sarebbe un giorno di completo digiuno, ma se uno non riesce a fare completo digiuno, almeno arrivare fino a mezzogiorno, dopodiché puoi prendere yogurt, latte, grano saraceno, patate, frutta, noci, nocciole, eccetera, eccetera. Gaur Premanand. Jai Sajjanandan Gaur Hari Ki. Come possiamo seguire Ekadasi se siamo ubriachi? Ah, cosa? Se siamo ubriachi, ha rovinato oggi tutto l'Ekadasi nostro. Ubriachi di Erika Time. saying, how can we follow your Ekadasi rules if we are now intoxicated by this Arikata? Già, ci parla, Bhaktivedanta Ramaraj. Arrivo! Arrivo! They are asking if you can give some tulsi to her, where? Kantimala. Just for them, to get. Okay. Possible? Okay, bring me back? Yes. Maharaj, can I have a small question? So after just bring back the whole. Okay. Ah, sì, ma che cosa? Prabhu and Krishna, they appear once every 1,000 cycles. Sì, tiralo fuori. So in all the other 900 cycles. Ma è quello nuovo? Who is that? Then incarnation, the avatar is coming. Avatar? Avatar, incarnation will come. Different incarnation, they are coming. So there is Nandan Samsundar or Chaitanya Mahaprabhu only, they come once. Once a day of Brahma. Other incarnation, like the Yuga Avatar coming. You know? Every time different. Different Yuga Avatar. Because I was saying Yuga Avatar, Manantara Avatar, many avatars coming. Saptavis Avatar, many avatars coming. Understand? And. Okay. This is Mohini Mala, Tulsi, because she lost the other one. So, this if is you who's? Can touch. This is Mohini, I gave her, you know, because she needs. If you can. Who's? Blessing. Mohini. You know Mohini? She has no Tulsi Mala? She lost. She lost in the car somewhere, but she did not find. I gave her her what mala? Che mala ti ha dato? Era? Di Nim, uguale a quello? The same, same. Tulasi. This is Tulsi. No, this is Nim. She wants Tulasi. Vuoi Tulasi? She's following. No, eat meat. She's one. Yes, she is vegetarian. Yes. Sì, non mangi, sei diventata vegetariana ormai, non mangi più pesce. Più o meno, ultimamente ho dovuto per pesce. Fish. Sometimes. Fish. Non è quello, niente. Non lo so. Fa la promessa, dai, tanta forza. Dottore, dai.